progetto Life Ponderat è stato concepito nel 2014 per arrivare alla conservazione di habitat e specie presenti nell'arcipelago ponziano, che sono di particolare pregio. La Commissione europea ha valutato positivamente il progetto e ha deciso di cofinanziarlo con circa 1 milione di euro. Il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università La Sapienza di Roma collabora al progetto Life Ponderat, in particolare per le azioni che riguardano gli aspetti floristico-vegetazionali. Noi ci occupiamo di valutare gli effetti di alcune piante e animali esotici che incidono sul territorio delle isole ponziane. Gli ecosistemi delle isole ponziane sono ecosistemi particolarmente pregiati perché raccolgono habitat e specie endemici di queste isole e, qualora li perdessimo, sarebbe una perdita irrimediabile. Partendo da questi valori, il progetto ha messo insieme tutta una serie di protagonisti e di azioni da portare avanti. In particolare con la Regione Lazio, che è il principale protagonista del progetto. Ci sono anche l'ISPRA, ci sono la Riserva Statale delle Isole di Santo Stefano e Ventotene, c'è il Dipartimento di Biologia Ambientale e c'è la NEMO, che è una società di Firenze specializzata in questo genere di interventi. Ponderat è un progetto di conservazione con degli aspetti molto concreti. Nel nostro lavoro spesso lavorare per la conservazione significa fare azioni di cui non si può apprezzare il risultato in maniera immediata, mentre in questo progetto LIFE ci aspettiamo di vedere i risultati del nostro lavoro molto a breve. Inoltre la sfida di lavorare insieme a vari professionisti e di coinvolgere e farsi coinvolgere dalla popolazione locale è qualcosa che rende il progetto molto interessante per chi come noi lavora sul territorio. Il ratto nero che è stato portato dall'uomo in queste isole in realtà è una grave minaccia per la sopravvivenza di alcune specie, come per esempio la berta maggiore e la berta minore, che in queste isole hanno importanti colonie nidificanti. Il ratto preda i pulcini di questi uccelli e come tale costituisce una minaccia alla sopravvivenza della specie. La berta purtroppo è una specie che depone un solo uovo l'anno, quindi il pulcino che schiude da queste uova è oggetto della predazione dei ratti. Perché si tolgono i ratti dalle isole? Perché le piccole isole sono naturalmente prive di predatori terrestri, per cui sono abitate da specie animali, ma anche vegetali, che non si sono adattate a difendersi dalla presenza di mammiferi terrestri. I primi interventi di questo tipo sono stati fatti nelle isole della Nuova Zelanda negli anni 80 e oggi nel mondo sono oltre 600 le isole che sono state liberate dai ratti, fino a isole molto estese. Ce n'è una che è grande 3 o 4 volte l'isola d'Elba nei mari del sud, sul circolo polare antartico.
L'eradicazione a Palmarola e Ventotene sarà fatta secondo tecniche ormai sempre più standardizzate, per cui opereremo in modo da ridurre il più possibile qualsiasi effetto negativo per le specie non bersaglio. Noi ci attendiamo che ogni anno si involeranno molte più berte maggiori e berte minori rispetto a quanto avviene oggi. All'esca potranno avere accesso soltanto i ratti. Il rodenticida sarà posizionato all'interno delle postazioni e sarà controllato una volta ogni 20 giorni e sarà distribuito in tutto 4 volte. Nel corso degli altri interventi che abbiamo eseguito abbiamo verificato che 4 distribuzioni sono sufficienti per ottenere l'eradicazione dei ratti su isole anche più grandi di quelle dove andremo a intervenire noi in questi giorni. Nel caso dell'isola di Palmarola, che ha una morfologia particolarmente accidentata, useremo addirittura l'elicottero per distribuire le esche, sempre all'interno di contenitori protetti. Le isole Ponziane sono isole di particolare rilevanza da un punto di vista ornitologico perché sono delle tappe fondamentali nel percorso di migrazione degli uccelli. Su queste isole passano centinaia di migliaia di uccelli ogni anno. Arrivano sull'isola che sono stremati e Ventotene è proprio fondamentale come tappa, come prima tappa che loro hanno possibile, e quindi per loro è fondamentale che quest'isola venga comunque protetta e venga in qualche modo la loro possibilità di fermarsi qua venga tutelata. Rientrano alla colonia in prossimità dell'orario del tramonto, quindi quasi a buio, e escono a pescare all'alba e quindi è molto difficile vederle se non in mare aperto lontano dalla costa mentre pescano. Un esempio è quello che è avvenuto sull'isola di Zannone, dove prima dell'eradicazione dei ratti nel 2007, eseguita dal Parco Nazionale del Circeo e dal Corpo Forestale, non riusciva a involarsi dalla colonia di Berta Maggiore nemmeno un pulcino. Su 20 nidi nemmeno un pulcino sopravviveva. Una volta eradicati i ratti, il tasso di sopravvivenza è salito in certi anni addirittura fino al 100%, quindi su 20 nidi abbiamo dai 16 ai 20 pulcini che riescono alla fine a involarsi. Quella parte lì sulle sponde, quello che vedi nella parte bassa, che lì potrebbe essere difficile anche da radicare.
tutte le isole, escluso Zannone, abbiamo la presenza di una pianta esotica, invasiva, il fico degli Ottentotti, detto anche da noi botanici Carpobrotus, che incide fortemente sulle parti costiere e in particolare sulle scogliere e le falesie, delimitando alcuni habitat molto importanti da un punto di vista conservazionistico e riconosciuti anche dall'Unione Europea come habitat di interesse comunitario. Vediamo quanta vegetazione, quante piante sono spuntate dopo aver tolto la copertura del fico degli Ottentotti che copriva interamente tutta questa parte e che adesso è accumulato qui in questi cumuli di fico degli Ottentotti appunto messi al sole a seccare. Questo è un tipico esempio di come la pianta è uscita dal recinto di un giardino privato e ha iniziato a colonizzare anche un territorio esterno e con il rischio di andare ad invadere poi degli spazi naturali. Questo è un problema che deve essere affrontato anche con la partecipazione dei privati, dei proprietari dei giardini in cui queste piante sono attualmente presenti. L'eradicazione del Carpobrotus è anche finalizzata alla migliore gestione dell'eradicazione dei ratti, perché i ratti si nutrono attivamente di Carpobrotus e quindi togliendo loro una risorsa alimentare le nostre esche saranno maggiormente appetibili. Quindi questo accrescerà le nostre possibilità di successo nei confronti dei ratti. Un'altra azione specifica è quella dell'eradicazione della capra dall'isola di Palmarola, isola dove le capre sono state portate nei decenni scorsi dai locali per avere una risorsa trofica oppure semplicemente per motivi estetici. Il fatto è che queste capre stanno creando gravi problemi alla stabilità dei versanti, brucano la vegetazione in maniera significativa. Come sappiamo, le capre sono considerate il rasoio del mondo, sono anche chiamate. Ecco, quest'opera di eradicazione delle capre però sarà incruenta, prevede la cattura in un recinto di questi animali e la traslocazione sull'isola di Ponza, dove saranno esaminate da un punto di vista sanitario per verificare che non ci sia la presenza di malattie e saranno poi cedute gratuitamente ad allevatori. Un'ulteriore azione è quella di recinzione della lecceta di Zannone per proteggerla dal pascolo dei mufloni e questa sarà fatta installando una recinzione in materiale tradizionale, quindi con pali di legno e rete metallica, tale da impedire l'ingresso dei mufloni, e questo permetterà di salvaguardare una porzione di lecceta e valutare anche l'impatto dei mufloni, cioè confrontando le zone fuori della recinzione con quelle dentro la recinzione avremo una misura dell'impatto sulla vegetazione e questo potrà consentire agli enti aventi competenza a riguardo, per esempio il Parco Nazionale del Circeo, di valutare ed adottare azioni di conseguenza che possono essere nessuna azione, così come un'ulteriore recinzione o volendo anche la rimozione dei mufloni dall'isola qualora l'impatto fosse giudicato eccessivo. La lecceta sull'isola di Zannone è una foresta che è presente ormai praticamente nelle piccole isole del Mediterraneo, è presente solamente sull'isola di Zannone, per cui è un habitat di grandissimo valore conservazionistico. È fondamentale comunicare bene questi progetti perché si può portare avanti un progetto di grande successo e di grande utilità per la comunità locale, ma la comunità locale deve percepirne l'utilità.
Ecco perché noi siamo spesso sulle isole per cercare di spiegare i benefici che potranno ritrarre, l'importanza di questi progetti e chiedere collaborazione e possibilità di accesso alle proprietà private.